Buongiorno, sono Alda Maria Puliti, genetista presso l'Istituto Giannina Gaslini di Genova. Nella presentazione parlerò della componente genetica che è all'origine delle sindromi dell'autismo, o meglio detto dello spettro autistico, e soprattutto delle nuove analisi che mettono sempre più in evidenza come la componente genetica possa rendere conto di un 60-90% dell'ereditarietà. I geni identificati ad oggi sono molti, sono i meccanismi, soprattutto coinvolgono la funzione della sinapsi e il rimodellamento della cromatina nei cromosomi. I geni e soprattutto delezione e duplicazione dei cromosomi sono in realtà distribuiti sull'intero genoma e possono contribuire con effetto additivo e originare nei casi, nelle famiglie, sia tratti diciamo più semplici che tratti più severi e con un contributo di mutazioni rare e mutazioni anche in realtà varianti molto più comuni. La genetica quindi dell'autismo è molto complessa. Abbiamo ad oggi a disposizione delle tecnologie che vanno dall'utilizzo di array per l'identificazione di delezioni e duplicazioni subcromosomiche e il sequenziamento dell'intero nostro esoma, cioè di tutti i geni codificanti, che possono mettere in evidenza varianti e mutazioni fino a un 15% di casi riconosciuti come appunto all'origine dell'autismo. Non sono tantissime, ma è già un buon inizio. Speriamo poi con l'avanzamento delle ricerche di fare meglio. Per il consiglio genetico le informazioni che ci derivano anche dai test genetici sono importanti, possono essere di aiuto per i pazienti, soprattutto quando ci indicano la comorbidità o la presenza di altri sintomi che possono seguire, per i quali è previsto un trattamento, e per quel che riguarda genitori per un'eventuale scelta riproduttiva consapevole.